Casa Amica nasce quasi 40 anni fa a Milano ed è una ONLUS che si occupa di migrazione sanitaria e quindi di tutte quelle persone che devono lasciare la propria casa, la propria città per poter affrontare le cure necessarie. Proprio nell'ottica di accogliere queste persone in modo adeguato, cerchiamo di organizzare varie attività. È venuta l'idea di aiutare queste persone anche a tavola e quindi abbiamo pensato di organizzare degli incontri sulla nutrizione con la professoressa De Gadra, appunto, del campus biomedico, ed è partita questa splendida avventura. Ottobre 2023 abbiamo iniziato e sviluppato questo progetto denominato NutriCare. Si tratta di un progetto di social learning, quindi imparare nel sociale, che si propone come parte integrante del tirocinio curriculare degli studenti del corso di laurea magistrale in scienze dell'alimentazione e della nutrizione umana. E questo tirocinio mi ha permesso non solo di approfondire alcune tematiche legate all'alimentazione, in particolare all'alimentazione da seguire durante le cure oncologiche, ma mi ha dato anche la possibilità di avere un contatto diretto con i pazienti. Il progetto NutriCare ha avuto un buon riscontro in termini di partecipazione da parte degli ospiti e ha permesso loro di conoscere meglio gli alimenti e come conservarli, consumarli. Aspetto importante soprattutto quando si deve gestire una propria malattia. Grazie al tirocinio che sto svolgendo qui a Casa Amica, ho potuto aiutare gli ospiti in delle consulenze nutrizionali, ma nello specifico, grazie a un operatore di Casa Amica, ho potuto simulare una vera e propria consulenza nutrizionale, in particolare sui temi dell'ipercolesterolemia e dell'ipertensione. Ed è stato veramente molto bello ed entusiasmante perché c'è stato un grande riscontro.